Centinaia di persone, familiari, amici e colleghi di lavoro, ma anche rappresentanti delle istituzioni, del mondo della politica e dell'imprenditoria, nella chiesa dell'Arciconfraternita dei Pellegrini in Pignasecca per dare l'ultimo saluto al giornalista Massimo Milone, scomparso l'altro giorno all'età di 67 anni a causa di un malore improvviso. Il rito funebre è stato tenuto dall'arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, che ha ricordato le particolari doti umane e professionali di Milone. Uomo generoso, ha detto Sepe, che attraverso la sua professione è stato al servizio della sua città. Presenti tra gli altri anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'ex procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao. Ai vertici di Rai Vaticano, da poco in pensione, Milone per 10 anni è stato caporedattore centrale del TGR Campania. Laureato in giurisprudenza, il giornalista ha collaborato fin da giovane con il quotidiano Avvenire. Entrato in Rai nel 79, ha seguito come inviato alcuni dei più importanti avvenimenti di cronaca e attualità politica. Gli anni di piombo, il terremoto in Irpinia, il caso Maradona a Sinagra. Con l'inizio del Giubileo straordinario della Misericordia ha ideato lo speciale Il Giubileo di Francesco in onda su Rai 1 e ha seguito i viaggi del Pontefice a Cuba, Stati Uniti e Messico. È stato autore di numerosi libri e saggi giuridici e la città ha voluto stringersi con sincero affetto intorno al suo feretro.